Pronunciare da questo megafono, la parola importante è consapevolezza. Ognuno di voi deve essere consapevole delle proprie azioni, deve essere consapevole di contare molto per il proprio stesso futuro, di essere in grado di operare con le proprie azioni per raggiungere l'obiettivo che voi tutti oggi qui a Siena, come in molte altre piazze di altre città del mondo, state perseguendo. L'obiettivo è quello di difendere il nostro pianeta e di lottare tutti insieme per il vostro e per il nostro futuro. Tutti noi in qualche modo abbiamo contribuito a portarci nella situazione in cui siamo, ma tutti noi tutti insieme possiamo lavorare perché abbiamo la competenza, la conoscenza per poter invertire la situazione. È un piacere che fortunatamente il Fridays for Future 7 settembre 2019 si svolge in occasione della notte dei ricercatori. Oggi pomeriggio la città sarà ospite dei tanti ricercatori delle università di Siena che si illustreranno con le loro parole perché la ricerca è importante anche per difendere meglio il nostro pianeta. Vi prego di prendere questa coincidenza fortuita come un segno del destino per cambiare veramente il mondo che abbiamo davanti. E vi prego di ascoltare i ricercatori, come qualcun altro non fa, perché è dal loro lavoro, dal loro sudore, dal loro impegno che può nascere l'innovazione che ci consentirà di migliorare il nostro pianeta. Ma soprattutto potete voi stessi diventare attivisti e ricercatori ragionando, pensando, ragionando con il vostro cervello e cercando tutti insieme di migliorare il mondo che abbiamo davanti. Lascio ora la parola ai vostri